Buongiorno a tutti. Allora, questo seminario è un po' diverso rispetto a molti che ci sono stati in una dozzina di anni di Linux Day. Tutti i seminari sono stati sempre pensati per voi, per il pubblico. Questo è anche su di voi. È dedicato soprattutto alle persone che, agli studenti delle scuole superiori, vista la situazione in cui ci troviamo oggi. Quello che faccio in questo seminario, che ho fatto in questo seminario, è condividere quelle che sono state le mie esperienze formative, le mie esperienze di ricerca di lavoro, di composizione del curriculum vitae, che ho potuto fare sia personalmente, sia grazie alla lettura di testi specifici e ai consigli di persone in gamba. Se seguirete i consigli che sto per darvi, io chiaramente non vi posso garantire che troverete un lavoro in futuro, perché non posso garantirlo neanche a me, quindi meno che meno lo garantisco a voi, però avrete probabilmente le idee più chiare su quello che volete fare e forse qualche possibilità in più per essere eccezionali. Allora, in questo seminario parleremo di un progetto di vita, una passione per la vita e un percorso che è guidato da questa passione per realizzare quel progetto. Non è un incontro di Azione Cattolica, chiaro, la religione e la filosofia qua non c'entrano, stiamo parlando di lavoro, del vostro lavoro del futuro. Però tenete anche conto, se volete, che avere un credo religioso, una filosofia di vita probabilmente aiutano per avere una strada tracciata più chiaramente su quello che si vuole fare dopo. Allora, com'è il mercato del lavoro oggi? Lo potete immaginare. Le offerte di lavoro sono in calo, i disoccupati sono in aumento, quindi c'è una competizione fortissima per poter prendere i pochi posti che sono rimasti disponibili. Quindi diventa estremamente importante per chi si metterà sul mercato del lavoro prossimamente, nei prossimi 2 anni, diciamo, di avere qualche marcia in più rispetto a una maggioranza che altrimenti è abbastanza piatta. Un po' come quella bicicletta che si affida chiaramente ai pedali del ciclista, ma anche al motore elettrico che c'ha lì dietro. Questa è la domandona. Ed è una domanda enorme, sia per voi, alla vostra età, ma lo è anche per persone della mia età. Dove voglio essere e cosa voglio fare per realizzare la mia vita? Direi che è abbastanza grande. E non credo che siano in molti a saper rispondere bene a questa domanda. Allora ci proviamo, noi, con un orizzonte, diciamo, fra 5-10 anni, cercando di spezzettarla. Cominciamo dal dove. Andiamo un po' per cerchi concentrici, se volete. Se penso a dove voglio essere, mi penso al mio paese di origine, oppure in Sardegna, in Italia, in Europa, e in quale parte eventualmente d'Europa, in quella occidentale o in quella orientale? Fuori, ma non qui. Oppure andrei ovunque, basta che non sia da qualche altra parte. A seconda della domanda di queste che vi fate, c'è qualcuna in cui vi sentite magari tranquilli e qualcuna che invece vi scuote un po' di più. Prendete nota e passiamo alla seconda parte della domanda. Cosa voglio fare per realizzarmi? Sono tutte cose perfettamente lecite, nel senso, c'è chi ha l'aspirazione di avere una famiglia, di dedicarsi alla famiglia, qualcuno che preferirebbe fare carriera nello spettacolo, chi nello sport, qualcuno una cosa un po' più tranquilla come può essere, non so, bancario, impiegato regionale. Immagino che molti di voi vengano da istituti tecnici, quindi può darsi che qualcuno voglia fare carriera nell'informatica, oppure qualcuno ha l'aspirazione di non fare assolutamente nulla. Secondo come è lecita anche quella, ma vabbè. Quale di queste situazioni, se vi pensate in quella situazione,
vi dà più serenità. Anche qui pensate, prendete nota, mettete insieme queste due cose e può darsi che un'idea più chiara ce l'abbiate, oppure siete ancora in quella situazione come Bolzano d'inverno, un po' di nebbia, che è perfettamente normale, perché grazie a Dio avete più futuro che passato davanti, quindi il futuro avete diritto di vederlo ancora completamente aperto. Allora, se rimane ancora troppo difficile rispondere a questa domanda a 5-10 anni, proviamo a spostarci all'oggi. Allora, quelle due domande di prima spariscono e ne rimane una. Questa. Che cosa mi appassiona oggi? Cerchiamo di chiarirci su cosa vuol dire passione, perché in questo caso stiamo parlando di fare, stiamo parlando di lavoro, abbiamo detto. Quando si parla di fare, la mia definizione di passione è che una cosa mi appassiona quando mi fa piacere farla, mi dà gioia. La fatica che si fa è affrontata senza sforzo, a volte addirittura cercato, cerco di farmi spazio nei miei impegni che posso avere per riuscire a fare quella cosa, devo riuscire a farla perché mi piace. Questa è la definizione di passione che sto usando. Ed è la chiave di tutto quanto. Perché badate bene che si può anche pensare che accontentarsi del risultato scolastico sia sufficiente, che essere il migliore della classe o dell'istituto possa essere sufficiente. Sul mercato del lavoro, a meno di casi molto particolari, il fatto che siate migliori di altri in classe vostra non conta assolutamente niente. Non basta essere i migliori in questa situazione per essere notati. Bisogna essere eccezionali. Ma eccezionali non nel senso che bisogna essere dei mostri di bravura in qualche cosa, non è questo essere eccezionali. Essere appunto, lo dice la parola, eccezioni in positivo rispetto a una massa completamente piatta. Come si diventa eccezione? Prendiamo un esempio. Questo signore, quando aveva 20 anni, si è comprato un PC col processore 386 e era molto appassionato di informatica, e per capire come funzionava si è messo a studiarlo e alla fine si è messo a scrivere un sistema operativo. E non gli serviva per i risultati scolastici, anzi, gli ha fatto ritardare anche la carriera universitaria. Non era per quello, gli piaceva. E poi siamo qua dopo più di 20 anni a parlare del suo sistema operativo. Qua purtroppo il proiettore me lo taglia. Comunque, come si diventa eccezione? Si può diventare eccezioni anche con il lavoro duro. Serve costanza, serve lavoro, serve sacrificio. È possibile, ma è difficile diventare delle eccezioni così. Se entra in gioco la passione, è diverso, perché è più facile sviluppare quelle materie, quelle competenze che ci piacciono. Potrei raccontarvi delle cose sui miei primi colloqui di lavoro, ma lasciamo perdere. Vi assicuro che fare delle cose che altri non fanno, e per giunta farle anche senza sforzo, diventa una cosa estremamente importante quando andate a cercarvi un lavoro. Allora, se mettete insieme tutto quello che abbiamo detto fino adesso, che cosa vi appassiona oggi? Riuscite a trovare qualcosa che vi piace fare senza che non vi costa molta fatica? Se riuscite a chiamare per nome questa passione, rispondere a quella domanda, dove voglio essere, diventa più facile. Vi faccio un esempio estremamente cretino, forse estremo, ma che può aiutarvi a capire. Se a me piacciono molto le corse automobilistiche e la mia passione sarà diventare un pilota di Formula 1, è abbastanza probabile che in Sardegna non ci posso stare, perché non è una passione che posso sviluppare completamente in Sardegna, posso cominciare. Ma se voglio arrivare fino in Formula 1,
qua non ci potete restare. La vostra passione, se volete seguirla, vi dice dove dovete andare, dove volete andare per realizzarla. Non so se adesso è più chiaro cosa voglio dire lì. Se è più chiaro, se riuscite appunto a dare un nome alla vostra passione, allora affrontiamo il problema del dove. Ovunque, andrei ovunque, toglietevelo dalla testa, non è possibile. Per due ordini di motivi. I primi, che comunque esistono sempre, sono dati dai legami che si hanno con altre persone. Siamo esseri umani, abbiamo legami con altre persone, anche fisiologicamente. Quindi sono legami familiari, legami di amicizia, legami sentimentali di cui tener conto, li vediamo adesso. Ma poi soprattutto occorre prepararsi sulle destinazioni dove si vuole andare. Non si può pensare di prendere una valigia, legarla con lo spago e andare in qualsiasi posto. Partiamo dai legami. Legami familiari. A meno che non si venga da una situazione familiare terribilmente difficile, dove scappare sembra l'unica ancora di salvezza, questi sono legami molto forti. A volte sono i genitori che fanno resistenza perché i figli non si allontanino, a volte sono i figli che non si vogliono staccare dai genitori, ci possono essere ragioni anche molto importanti per questo. Una persona che magari è figlio unico e ha un genitore malato, si mette il problema, se lo dovrebbe mettere. Però bisogna essere molto onesti con se stessi e non fare in modo di mascherare la nostra indecisione, la nostra insicurezza con queste ragioni, farne una scusa per non avere il coraggio di fare qualcosa. Bisogna essere estremamente onesti quando si fanno queste analisi sui propri legami. A volte poi bisogna chiedersi se veramente la famiglia non possa fare a meno di noi, perché i genitori normalmente, io sono anche padre, i genitori fanno tutto nell'interesse dei figli, a volte prendendo delle cantonate mostruose che poi i figli le rinfacciano per tutta la vita. L'ho fatto anch'io. No, non è vero, non l'ho fatto. Comunque, però normalmente lo fanno per l'interesse dei figli, anche sbagliando, però i genitori sono persone, hanno un proprio istinto di conservazione, una propria affettività, e soffrono nel pensare che i figli se ne vadano. Lì bisogna essere nuovamente onesti con se stessi e pensare: ma mio padre preferirà avermi fra 10 anni qui, magari infelice perché non mi sono realizzato, non ho realizzato le potenzialità che avevo, magari senza un lavoro, o preferirà vedermi fra 5-10 anni, magari a 3.000 km di distanza, ma che sono contento per quello che sto realizzando? Bisogna pensarci e rispondersi molto onestamente. Secondo ordine di problemi, le amicizie. Qui rispetto a 10-20 anni fa avete una fortuna spaventosa, perché prima, quando c'era solo il telefono, c'era gente che telefonava a casa una volta al mese, o sentiva gli amici una volta al mese, ogni 2 mesi. Qua tra email, Skype, Facebook, Twitter, quello che volete, è più facile tenersi in contatto. Però è anche vero che se si va via ci si vede fisicamente poco e ci si sente meno. Per qualcuno può non essere un problema, se è un problema bisogna valutarlo. Tenete conto che a volte magari voi rimanete e poi sono gli amici che vanno via. Infine, quando si hanno anche legami sentimentali, le cose si complicano parecchio, non è che si sommano i problemi che abbiamo detto di legami dell'uno e i problemi dell'altro, si moltiplicano uno con l'altro, perché l'altra persona avrà gli stessi problemi vostri, potrebbe voler prendere decisioni diverse dalle vostre e c'è un legame vostro in mezzo che complica le cose. A volte si riesce a prendere insieme la decisione di spostarsi o di rimanere, a volte si arriva a una separazione che può essere molto dolorosa. E anche queste sono cose da valutare. L'ho già detto, ma non mi stanco di ripeterlo, bisogna valutarle in maniera molto onesta con se stessi. Ognuno qua su queste cose deve fare le sue considerazioni
Io il piccolo aiuto che vi posso dare sono due lezioni che mi ha dato mio padre. Questa è la prima, che potete prendere in giro gli altri, riuscirci bene, avere successo in questo. Nel momento in cui prendete in giro voi stessi, vi dite una cosa per un'altra per nascondervi una vostra debolezza, avete perso. Prima o poi quella vostra menzogna ritornerà e vi chiederà il conto. Questo è sicuro. Prima o poi la scontate. La seconda è che non bisogna, posso usare un termine magari poco elegante, non bisogna farsi troppe pippe mentali. Quando si prendono decisioni sul futuro, bisogna capire che il futuro non lo si controlla. Bisogna prendere le decisioni che sembrano giuste, che si ritengono giuste, per gli elementi di valutazione che si hanno in quel momento. Non potete valutare cose che non ci sono ancora. Se le decisioni le prendete onestamente sugli elementi che avete, dopo non potete rimproverarvi nulla, perché avete preso la decisione migliore, siete sicuri di aver preso la decisione migliore. Sono due lezioni importanti che mi ha dato e che mi guidano ancora oggi. Abbiamo parlato di problemi di legami, parliamo di problemi pratici. Perché non potete andare ovunque? Se decidete di andare in Inghilterra, avete un'idea dello stipendio che potete accettare per non dover abitare sotto un ponte e morire di fame? Avete idea dello stipendio che una persona con le vostre competenze, il vostro livello di esperienza prende lì, quello che potete chiedere e quello che non potete chiedere? Quanto è importante, se decidete di andare fuori, parlare inglese o parlare la lingua che si parla lì? L'esempio pratico mio, io adesso abito in Norvegia, se lavorate per un'azienda internazionale come quella per cui lavoro io, ci sono 50 nazionalità diverse e si parla inglese. L'inglese è importante e lo è meno all'interno dell'ambiente di lavoro del norvegese. Chiaramente per la vita sociale il norvegese è importante, ma non per prendere il lavoro. Se invece lavorate in un'azienda come quella dove adesso lavora mia moglie, che lavora solo negli stati nordici, senza il norvegese non si entra. Quindi queste sono cose che dovete capire quando decidete di andare da qualche parte. Quel documento, c'è una bibliografia alla fine della presentazione, non la vediamo perché non c'è il tempo, potete poi scaricare dal sito del Linux Day la presentazione, c'è una bibliografia con alcune indicazioni, cose da leggere e anche qualche indicazione su community online dove provare, aiutarsi ad imparare qualche lingua straniera. Rispondere a queste domande, un'altra volta, domande che vi dovete fare, e il mio consiglio, quando vi fate tutte queste domande, vi date tutte queste risposte, scrivetevi tutto, perché il cervello poi deforma le cose a modo suo e quindi alla fine perdete dopo un mese, un anno, perdete le motivazioni per cui avete fatto certe cose, avete fatto certe scelte. Se avete qualche cosa su cui ritornare, è molto più facile capire cosa stavate pensando al tempo, capire se vale ancora e motivarvi se siete scoraggiati. Fatte anche tutte queste valutazioni, c'è un punto dolente, l'esperienza. Dice, vabbè, ho deciso, voglio andare qui, voglio fare questo, però trovo sempre un sacco di offerte di lavoro, cercasi persona con esperienza, vabbè, se non mi fai lavorare l'esperienza, come faccio a farmela? È possibile. Io vi do tre consigli adesso. Sono tratti dall'informatica. Quanti sono di studenti qui, ma di un istituto che non è tecnico informatico? Ah, perfetto, siamo a cavallo. No, uno. Mi dispiace, dovrai adattarti un po' gli esempi al tuo corso di studi. Io posso fare solo questi perché è il campo in cui lavoro. Allora, primo consiglio, uscire dal nido. Cosa significa? Significa saltare fuori da un ambiente che si sente confortevole, in cui ci si sente a proprio agio, e andare in uno che non si conosce affatto. Esempi pratici. Se vi sentite bravini a usare Windows, togliete Windows e cominciate a usare stabilmente un'altra cosa.
per esempio un Linux. Se state già usando Linux, perfetto, non c'è problema. Potete scegliere una distribuzione diversa da quella che state usando, magari più spartana, magari che vi facilita meno il compito, oppure via Linux e usate una cosa completamente diversa, FreeBSD. Se a scuola vi insegnano il C Sharp, imparatevi il Java. Se sapete usare il Perl, provate a imparare il Python, il Ruby, ci sono un sacco di cose che si possono imparare fuori e che sono richieste. Se siete bravi a gestire il sistema per le vostre esigenze, provate a mettervi in casa degli utenti e a risolvere i problemi e le rotture di scatole che vi sottopongono loro. È una cosa che fa imparare tantissimo. Se sapete configurarvi il router, l'access point e la rete wireless di casa, perché non provate a conoscere meglio i protocolli di rete, sapere come funzionano quegli apparecchi che avete in casa? Insomma, la parola d'ordine è sperimentare. Se vi piace, sperimentate, toglietevi dalla vostra cosiddetta comfort zone, la zona in cui siete comodi, e avventuratevi in un ambiente dove non siete comodi affatto. Secondo consiglio, qualcuno sa che cos'è questa fotografia? Esatto, tentare un progetto impossibile. Siamo andati a dire alla gente del tempo che era possibile volare con un aereo, avrebbero preso per pazzi. Vi sto dicendo di farvi prendere per pazzi. A seconda di quello che vi piace fare con l'informatica, provate, magari insieme con altri, perché fa imparare molto di più, provate a fare qualche cosa che sapete già dall'inizio che non porterete a termine. Provate a scrivere un browser web, non guardatemi per pazzo, un database relazionale, un CMS, un sistema per gestire contenuti su un sito web. Non vi sto dicendo che lo porterete a termine, o non sto dicendo che alla fine ci sarà qualcuno che vorrà assolutamente usare il vostro e non un altro. Quello che vi sto dicendo è che nel cercare di sviluppare queste cose e nel cercare magari di sviluppare con altri, di mettere insieme codice scritto da altre persone con il vostro e farlo funzionare, sbatterete il naso talmente tante volte che imparerete molti dei problemi che si affrontano. Nel momento in cui, per dire, io dovessi essere a una scrivania a fare un colloquio a due persone di voi, una persona che non ha fatto questa esperienza, gli chiedo: cosa sai fare, in cosa sai programmare? A scuola abbiamo fatto C Sharp, punto. Quindi? Se una persona viene a dirmi: con tre amici abbiamo provato a scrivere un browser web. Io non gli dico cretino, gli dico: parlami di quello che hai fatto, che cosa hai imparato, di quale parte ti sei occupato, che cos'è che funzionava, che cos'è che non funzionava. Quello che risponde: abbiamo fatto C Sharp a scuola, è uguale a altri 200. Quello che mi dice: ho provato a scrivere un browser web, quanti ne trovo? Capite? Poi, gli strumenti ne avete molti di più rispetto a quando ho cominciato io. Avete sistemi di condivisione del codice su internet, come GitHub, per esempio, come SourceForge, che è sulla breccia da più tempo. Su Linux è pieno di strumenti di programmazione. Manca solo qualcuno che si metta a provare un progetto impossibile. Se volete. Terzo consiglio, fare uno stage. Gli stage, a seconda di dove andate a finire, non è una sorpresa che possono essere delle grandissime fregature, perché certe aziende sono più interessate a drenare i contributi che hanno per farvi fare lo stage che è effettivamente quello che potete fare. Ma ci sono aziende, e quella per cui lavoro è una di quelle, che fa fare degli stage pagati, ho detto pagati, e non vi mette a fare fotocopie, vi mette a lavorare con persone che lavorano full time su progetti dell'azienda. Tant'è vero che vi fa anche firmare una clausola di segretezza. Quelli sono gli stage che dovete cercare. Magari quell'anno farete un pochino meno mare, un pochino meno vacanza, ma provate a pensare a, nuovamente, uno che esce da scuola fresco fresco senza aver fatto niente di più di quello che c'era a scuola e uno che si presenta a un colloquio di lavoro con uno stage in un'azienda, magari come opera software. Secondo voi uno
quanto ci pensa a liquidare il primo e a esaminare meglio il secondo? Ma soprattutto, non cercate di spaccare il mondo da soli. Progetto impossibile va bene, ma insomma. Cercate invece di fare rete. Cercate di entrare in contatto con persone che hanno la vostra stessa passione, che condividono i vostri stessi interessi. E non vergognatevi di dimostrare ignoranza se ci avete lavorato prima. Di chiedere un consiglio una volta che potete dire: guarda, ho letto questo, ho letto quest'altro, ho provato questo codice, non mi funziona, che cos'è che sto sbagliando? Nessuno vi manderà a stendere. Se invece dice, questo non funziona, perché? Lì è più probabile. Provate a conoscere appunto persone che si occupano delle stesse cose che piacciono a voi, offrite aiuto con umiltà quando potete, non siate mai troppo strafottenti della vostra competenza, partecipate attivamente in gruppi, in associazioni, alla fine capiterà che vi trovate ad avere un nome, una fama, senza neanche sapere com'è successo. E anche questo, avere delle persone che parlano bene di voi per cercare lavoro, è importante. Ok. Quanto alla rovescia, mamma mia. Passiamo alle cose pratiche. Il curriculum. Il curriculum non esiste. Scordatevi che voi scrivete un documento e quel documento andrà bene per 300 offerte di lavoro. Dimenticatevelo, non è così. C'è un curriculum per ogni offerta di lavoro alla quale vi candidate. Allora, cosa fate? Ne scrivete uno a nuovo ogni volta che c'è un'offerta? No, ovviamente no. Quello che faccio io è avere un curriculum lunghissimo in cui ho scritto tutto quello che ho fatto. Alcune cose le ho scritte anche due volte in maniera diversa a seconda di quello che mi serviva. Quando dovevo candidarmi un'offerta di lavoro, ritagliavo quel curriculum, attaccavo i pezzi in uno nuovo, magari modificavo qualche cosa per far risaltare proprio quelle cose che chiedevano. Quello va già meglio. I vostri contatti non metteteli in testa, perché Pippo Baudo, presentatore televisivo, indirizzo di mail, bla bla bla, sito web, profilo Facebook, profilo LinkedIn, mezza pagina, avete solo metà della prima pagina per far vedere a uno che vi potrebbe assumere quello che sapete fare. Vi tagliate le gambe da soli. I contatti, mettete il nome giustamente, magari anche il vostro titolo, e il resto lasciatelo in coda. Se uno è interessato a quello che poi metterete lì, i contatti se li va a cercare. E se sono in coda non è un problema trovarli. Al massimo due facciate. Io ho letto e ho parlato con persone che si occupano di vedere i curricula che gli arrivano. I tempi sono 30 secondi, un minuto. Quelli più pazienti, due. Scordatevi che presentate un curriculum di 4 pagine e troverete una persona che se lo legge. Quella persona farà più o meno, ok, il prossimo, quindi due facciate e neanche scritte troppo in piccolo, cerchiamo di non barare. La foto non mettetela, e se ve la chiedono, a meno che non sia un posto da modella, cose del genere, chiedetevi perché vogliono vedere la vostra faccia prima di sapere che cosa fate. Può darsi che ci sia una ragione, non sto dicendo che è sbagliato in assoluto. Però nel momento in cui vi chiedono un curriculum con foto, fatevi la domanda: perché vuole vedere la mia faccia prima di sapere chi sono? Il formato europeo, buttatelo via. A meno che non sia richiesto, buttatelo via. Tutte le persone sembrano uguali con quel formato, i curricula vengono lunghissimi, si spreca un sacco di spazio. Se non vi è richiesto, non usatelo, buttatelo via. Scrivete fatti. Non scrivete cose che possono scrivere tutti e che sono tutte da verificare. Sono una persona che lavora duro. Ah, tu e anche gli altri 50 che mi hanno scritto il curriculum oggi. Guarda un po'. Scrivete invece
descrivete una situazione in cui vi è stato richiesto di lavorare duro e l'avete fatto. Non scrivete ottime capacità di programmazione in Java. Lo scrivete voi e altri 50. Scrivete, ho sviluppato questo, questo e questo, lo trovate su GitHub indirizzo. Fa un altro effetto, perché scrivere che siamo bravi a programmare, posso scriverlo anch'io, sono bravo a programmare in Java. Poi, a proposito, non sparate balle. Primo, perché almeno in Italia, non so da altre parti, in Italia è giusta causa di licenziamento. Quindi vi trovate da un giorno all'altro sulla strada. Secondo, perché se anche non vi licenziano, capite che la fiducia del vostro datore di lavoro va a zero e non è né gratificante né rilassante stare in un posto a lavorare 8 ore o anche di più, dove tutti vi guardano male perché non ci si fida più. Il curriculum. La lettera di presentazione. C'è chi dice che non ci vuole, c'è chi dice che ci vuole. La risposta è ci vuole. Ci vuole. E come per il curriculum non esiste la lettera. Ne esiste una per ogni offerta a cui vi candidate. Cosa deve contenere? Non necessariamente un riassunto del curriculum. Deve contenere invece, deve invogliare chi legge la lettera a leggersi anche il curriculum. Quindi la cosa migliore da fare è mettere in evidenza quelle caratteristiche che sono richieste nell'offerta di lavoro. Questa è una cosa estremamente importante, perché se c'è un'offerta per qualche cosa che voi avete fatto per 5 anni, dovete metterlo nella lettera. Una persona che legge, vedo che state cercando una persona che ha fatto questo, io in tale azienda per 5 anni ho ricoperto questa posizione facendo questo, questo e questo. Non è un riassunto del curriculum, e probabilmente vi assicura che la persona dice andiamo a vedere un attimo cosa che ha fatto questo. Evitate nuovamente le frasi scontate, quelle che possono scrivere tutti, non servono. Aiutano solo a farsi buttare via la lettera. Nuovamente, quindi, l'importanza dei fatti, ma soprattutto se quel lavoro vi piace davvero, quell'azienda vi piace davvero, perché dovete ricercare sull'azienda che fa l'offerta. Per capire se fanno cose che davvero vi interessano, per capire se è davvero un'azienda per cui vale la pena di lavorare. Quindi se vi piace quel lavoro, quell'azienda, se vi entusiasma, se vi appassiona, questa cosa si deve vedere dalla lettera. Perché chi vi deve offrire un lavoro sa benissimo che una persona entusiasta e motivata rende molto di più di una persona che sta semplicemente cercando un posto dove atterrare. Quindi se voi avete questa caratteristica, questa eccezionalità, la dovete far vedere. Ok? Cercare lavoro. Abbiamo già capito, non ci si può candidare ovunque, per qualunque posizione. Siate selettivi. Se ogni settimana vi trovate 50 offerte di lavoro a cui volete candidarvi, state sbagliando qualcosa. Non è possibile che ogni settimana ci siano 50 offerte che vi possono interessare per davvero. Poi, siti come Monster, o agenzie come Adecco, Manpower, queste cose qua. Stateci attenti, nel senso trovate chi veramente ha interesse a fare un servizio a voi e al suo cliente e portargli una persona capace. C'è chi invece gli interessa solo prendersi il compenso per avergli fornito la persona e magari vi mette in situazioni poco simpatiche, vi smercia come un esperto di chissà che cosa quando voi esperti non siete, e anche lì trovarsi su un posto di lavoro spacciati per esperti e siete agli inizi, c'è una pressione addosso che non è facile sopportare. Quindi state bene attenti a seconda di dove atterrate. Per cercare lavoro è un altro lavoro, perché richiede molto tempo, richiede pazienza, richiede anche coraggio, perché ci si scoraggia dopo che si passa qualche fine settimana a fare la cernita di offerte di lavoro, a scrivere curricula, a mandarli, e non si vede arrivare niente di risposta. Non è facile rimanere motivati. Per rimanere motivati usate quelle domande e quelle risposte che vi ho detto prima di scrivervi. Andate a riguardare perché state facendo tutto quel macello. E
Sì, una cosa importante. Nel momento in cui dovesse arrivare una lettera scritta da qualcuno, non automatica, una lettera di qualcuno che vi dice grazie per esserti candidato, il tuo profilo non è quello richiesto, ci dispiace di non poterti assumere, però allora quella è una piccola vittoria, perché è vero che non vi hanno preso, però vuol dire che avete fatto le cose bene, vuol dire che la vostra lettera se la sono letta, che il vostro curriculum se lo sono letto e che non è neanche tanto male. C'era qualcuno migliore di voi, lo troverete sempre uno migliore di voi, quindi è già un successo e tenetevelo caro. Nella ricerca di lavoro vi aiuta molto l'organizzazione, perché pensate se mandate in 2 mesi 40 candidature, dopo 2 mesi vi telefona quello della terza. Che cosa vi ricordate della lettera, dell'azienda, dell'offerta che vi hanno, dell'offerta di lavoro? Non vi ricordate assolutamente niente dopo che ne avete fatto 40. Allora serve un po' di organizzazione, quindi per ogni candidatura che presentate conservatevi il testo dell'offerta, che cosa voleva quella gente, il testo della vostra lettera e del CV, le informazioni che avete raccolto sull'azienda, fatelo per voi e anche per il fatto che se quando vi fanno il colloquio capiscono che avete ricercato sull'azienda è tutto un punto a favore. La data in cui avete visto, è stata pubblicata l'offerta, e la data in cui vi siete candidati. Conservatevi tutte queste informazioni, più tutte quelle che ritenete utili nel momento in cui qualcuno vi chiama per parlarvi e avete bisogno di fare mente locale, chi era questo, cosa voleva. Ok? Ho 8 minuti ricchissimi. Ci sono domande? Prego. In Norvegia. Buona domanda. Non so se è necessario ripeterla un pochino per la radio. Sì, ok. Mi si chiedeva quali sono state le motivazioni per cui mi sono trasferito in Norvegia a lavorare. Allora, io il pallino di andare all'estero a lavorare, a fare qualche esperienza internazionale, l'ho sempre avuto. Per un motivo o per l'altro, o non ho mai avuto il coraggio di farlo, o quando avrei avuto il coraggio non ci sono state le condizioni. Poi ho conosciuto Opera, l'azienda per cui lavoro, quando sono andato a un convegno a Pisa. Mi è sembrata un'azienda che aveva cura dei propri impiegati, che dava importanza alle persone che lavoravano per l'azienda, cosa che fino a quel momento non avevo assolutamente riscontrato da nessuna parte. Quindi quando mi sono stufato del lavoro che stavo facendo, li ho ricontattati e dopo qualche mese mi sono trasferito. Non è stata una decisione facile, perché ho una famiglia, non è stato facile perché avevo un genitore malato, non è stato facile perché ero l'unico figlio rimasto in Sardegna e non è stato facile perché avevo una paura del diavolo. Però fino a questo momento è andata bene, non è stata direttamente una necessità, perché avevo già firmato una lettera di intenti con un'altra azienda per lavorare in Sardegna e ho poi declinato quell'offerta per andare in Norvegia. Se fossi voluto rimanere in Sardegna sarei rimasto anche con uno stipendio decente. Era l'ultima occasione e ho voluto prenderla. Altre domande? Ok. Se ne avete altre, sarò in giro tutta la mattina, quindi eventualmente placcatemi dove mi vedete, tra poco la macchina del caffè. E una cosa, nel caso vi interessasse una replica meno frettolosa di quella, ne possiamo parlare. Come vi ho detto, se vi interessano dei riferimenti, bibliografia, siti dove andare a fare approfondire gli argomenti, spero da domani potrete scaricare le slide dal sito del Linux Day.
Signori, in bocca al lupo.